Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con i numeri dell'emergenza sanitaria nella nostra regione e sono numeri in rialzo così come nel resto d'Italia per quanto riguarda l'emergenza. Sono 26. Infatti i contagi nuovi registrati oggi, dopo aver processato 1200 tamponi, non ci sono nuovi decessi. Ma l'età media del contagio si abbassa sensibilmente. Sono 26 nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo con i test eseguiti nelle ultime ore dopo l'analisi di 1248 tamponi per una percentuale di poco superiore al 2%. Gli attualmente positivi salgono a quota 366. I guariti sono complessivamente 2849. Il bilancio delle vittime invece è invariato, cioè 472. Non si registrano decessi dallo scorso 28 luglio. Dei nuovi casi 16 fanno riferimento a pazienti residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, di cui 7 in Valle Peligna, 4 nel Pescarese, 2 nel Chietino e 2 nel Teramano, mentre per uno sono in corso accertamenti sulla provenienza. Dal totale complessivo è stato sottratto un caso risultato già in carico ad altra regione. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 150.149 test. 34 pazienti più uno rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 1, numero invariato rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 331 più 23 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 366 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 902 in provincia di Chieti, 1680 in provincia di Pescara, 704 in provincia di Teramo, 31 fuori regione e 4 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. E il consigliere regionale d'opposizione, Antonio Blasioli, denuncia il mancato funzionamento a regime del macchinario dell'ASL di Pescara che processa i tamponi. L'assessore regionale Nicoletta Verì risponde che la situazione epidemica non richiede un numero di test così alto. Dei tamponi annunciati non ve n'è traccia. Durante l'ultima seduta del Consiglio regionale, un'interpellanza del consigliere Blasioli pone l'accento sul macchinario in dotazione alla ASL di Pescara, che avrebbe dovuto assicurare l'esecuzione di circa 2.400 test al giorno, numero questo che non è stato ancora raggiunto. È stata creata anche una grande attesa rispetto a questo macchinario dei tamponi che si chiama Workstation, che è stato acquistato da una ditta Open Tron, con una delibera dell'ASL, naturalmente la 392, del 2 aprile 2020. 120.000 euro, tanto è stato il costo, diciamo, di questa macchina che è arrivata il 21 di maggio del 2020. Secondo il bollettino della regione, in Abruzzo ogni giorno si eseguono mediamente meno di 1.000 test, domenica addirittura ne sono stati solo 125. La regione ha stipulato anche due convenzioni con la Pescara Calcio e la Casa di Cura Villa Serena, i cui tamponi però non vengono inseriti nel conteggio giornaliero. Come mai, al di là degli annunci e dei soldi spesi, di questi tamponi non ve ne traccia? L'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì risponde che il ritardo è dovuto al mancato arrivo in Italia a causa della pandemia degli ingegneri americani che avrebbero dovuto mettere in funzione il macchinario e che ora il numero dei tamponi analizzati non è aumentato per problemi che riguardano il mercato globale dei reagenti. La mancata crescita del numero dei tamponi effettuati non è assolutamente dovuta a una carenza dell'approvvigionamento dei sistemi analitici necessari e nemmeno alla carenza del personale sanitario interno, il quale ad oggi risulta essere congruo e in grado di sostenere il carico lavorativo. Il numero degli esami è strettamente correlato all'andamento dei contagi sul territorio di riferimento e alla situazione epidemica al momento. Si aggiunge che qualora vi fosse la necessità di dover effettuare eventuali screening preventivi massivi sul territorio, il laboratorio presente all'interno della UOC di microbiologia è in grado di procedere con la massima efficienza e produttività. Insomma, i test non vengono fatti perché la situazione epidemiologica non li richiede. Sarebbe però da domandarsi se qualora venissero fatti i test a tappeto, come auspicato da tutti ad inizio emergenza, non verrebbero alla luce casi di contagio che porterebbero a un quadro sanitario molto più preoccupante di come attualmente rappresentato.
Vi è poi la questione dei laboratori aquilani di Dante Labs, che avrebbero dovuto processare entro fine giugno addirittura 40.000 test al giorno. L'iter per l'accordo tra Dante Labs e la regione è attivo da aprile, ma dei risultati non ancora vi è traccia. E questo sebbene gli esperti siano concordi sul fatto che fare il maggior numero possibile di test sia una valida arma per combattere il Covid, soprattutto per rintracciare quella vasta fetta di asintomatici. Ad oggi l'esiguo numero di test a disposizione viene indirizzato prioritariamente ad alcune categorie come quella dei soggetti più a rischio o del personale sanitario. Cambiamo argomento adesso perché il prossimo 1° settembre a Roma, presso la sede del MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, è in programma l'incontro via telematica tra governo, sindacati e azienda per quanto riguarda la paventata chiusura della Beta Fence di Tortoreto. I rappresentanti dei lavoratori questa mattina hanno incontrato le maestranze durante lo sciopero indetto per oggi per concordare la strategia e i prossimi passi della vertenza. Stiamo decidendo che cosa faremo il 1° settembre in concomitanza con l'incontro che ci sarà al MISE. Siamo sempre convinti che quell'incontro dovrebbe essere in presenza, anche se purtroppo i segnali che ci arrivano sono diversi. Sciopero di 8 ore, assemblea con i rappresentanti sindacali nazionali. I lavoratori della Beta Fence di Tortoreto continuano la lotta per cercare di salvare il proprio posto di lavoro dopo la decisione della proprietà dell'azienda che fa capo al fondo di investimento Carlyle di chiudere e delocalizzare la produzione di recinzioni metalliche, delle quali il gruppo è leader mondiale. In vista della riunione che si terrà a Roma al MISE il 1° settembre, lavoratori e loro rappresentanti hanno concordato i prossimi passi per impedire lo smantellamento del sito abruzzese, a partire dal far uscire allo scoperto l'azienda rispetto alle vere motivazioni della chiusura. Primo incontro all'interno del quale cercheremo di capire qual è la posizione del governo. E ovviamente cercheremo di capire, rispetto alla posizione del governo, cosa noi metteremo in campo. Una cosa è certa, se non ci saranno risposte precise da parte del governo, assunzioni di responsabilità all'interno delle quali non si chiude questa azienda e si vada verso il rilancio, sarà una discussione. Altrimenti, come dire, metteremo in campo tutte le iniziative necessarie per far cambiare idea, sicuramente all'azienda ma anche al governo. Perché se passa il messaggio che si può chiudere un'azienda che ha del lavoro, che fa utili, in questo paese possono essercene 1.000 nel resto del mondo, utilizzando la scusa, la totale scusa del Covid, che è palesemente una scusa, questa è un'operazione finanziaria che di industriale non ha nulla. Per noi è inaccettabile che si voglia scaricare il peso di qualcosa che non si conosce, come al solito, sulle spalle dei lavoratori. Il presidio grazie al quale noi siamo qua continuerà e noi terremo alta l'attenzione dicendo che non cederemo di un millimetro e non lasceremo nessuno per strada, né i 155 operai diretti, diretti e né tutto il mondo degli appalti che gira intorno alla Beta Fence. E a pochi giorni dal ritorno sui banchi di scuola, secondo i sindacati, permangono forti criticità nella nostra regione che fanno riferimento a 3 macrotemi: trasporti, edilizia scolastica e organici. Ancora risposte insufficienti per la ripartenza della scuola in Abruzzo a 2 settimane dall'inizio delle elezioni. A sostenerlo sono i sindacati, che sollevano una serie di criticità su vari fronti: trasporti, edilizia scolastica e organici, dopo i 2 incontri di ieri. Il primo al tavolo operativo, di cui fanno parte rappresentanti della regione, degli enti locali, della protezione civile, della Croce Rossa, dei genitori e degli studenti. Il secondo con i dirigenti degli ATP provinciali e il direttore dell'USR. Il quadro che ne è venuto fuori, scrivono FLC, CGL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS, COMPSAL, è fortemente preoccupante. Per quanto riguarda i trasporti, la situazione al momento è quella più allarmante. Arrivano segnalazioni di forti criticità in tutti i territori della regione, che in diversi casi si traducono nell'impossibilità di consentire a tutti gli studenti pendolari di raggiungere le scuole. Con le regole attuali, circa la metà rischierebbero di restare a piedi. Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, la situazione sembra meno drammatica di quanto si paventava. I rappresentanti degli enti locali ci hanno assicurato che i lavori per l'adeguamento e il reperimento degli spazi sono in corso e si sono impegnati a risolvere tutte le situazioni più critiche prima della ripartenza delle lezioni. Sul fronte degli organici aggiuntivi, la distribuzione dei fondi nazionali per la regione Abruzzo risulta insufficiente, come, scrivono i sindacati, da noi più volte sottolineato. Dei circa 2.000 posti in più richiesti dalle istituzioni scolastiche, solo il 40% potranno essere
coperti. Visto l'esito degli incontri, i sindacati hanno espresso una forte preoccupazione per l'enorme carico di responsabilità che rischia di essere scaricato sulle istituzioni scolastiche. Se non arriveranno per tempo adeguati organici aggiuntivi, continuano, se non termineranno gli interventi urgenti sull'edilizia scolastica e se non ci sarà una decisa svolta sui trasporti, le scuole avranno molte difficoltà ad organizzarsi per assicurare l'apertura il 14 settembre nel pieno rispetto dell'attuale protocollo sicurezza e delle indicazioni contenute nel documento del Comitato Tecnico Scientifico. In vista delle elezioni amministrative di Chieti, il candidato sindaco del Partito Democratico Diego Ferrara, supportato dall'europarlamentare Pina Picierno, ha dichiarato che intende nominare un assessore che intercetti i fondi dell'Unione Europea. Anche Diego Ferrara guarda l'Europa. Il candidato sindaco di Chieti del centrosinistra ha annunciato che qualora tra un mese diventasse primo cittadino istituirà un assessorato che si dedichi esclusivamente all'intercettazione dei fondi messi a disposizione dall'Unione Europea. La prima cosa che farò è proprio questa. Farò un assessorato proprio ad hoc per l'intercettazione dei fondi europei, quindi un assessorato per le politiche europee, in quanto la nostra città avrà bisogno di soldi per rinascere e per ricostruirsi. Al di là delle posizioni ideologiche, i fondi dell'Europa sembrano essere diventati fondamentali per l'economia delle realtà locali, tant'è che anche il candidato del centrodestra, Fabrizio Di Stefano, aveva annunciato all'inizio della campagna elettorale che avrebbe portato a Chieti i finanziamenti dell'Unione, addirittura prima delle amministrative, seppur finora non si sia visto un euro, e a sostegno di Ferrara ora arriva anche la cavalleria da Bruxelles. Chieti non partecipa mai ai bandi europei, è quanto dichiarato dall'europarlamentare Picerno. Chieti per esempio non partecipa mai ai bandi europei, che sono soldi messi a disposizione delle comunità. Allora, in questo penso che tutto debba cambiare rispetto appunto al passato, perché ci sono tante opportunità che possono essere colte da questo territorio e che troppo spesso, un po' per mancanza di competenze, un po' per mancanza anche di interesse, no? Perché per conoscere che c'è un bando devi magari aprire il sito, devi informarti, devi documentarti, ed è un peccato che tutto questo rimangano risorse inutilizzate, che poi troppo spesso l'Italia è costretta a rimandare indietro proprio per mancanza di utilizzo e di interesse da parte delle realtà locali. Ecco, io spero che in futuro tutto questo possa cambiare, che ci sia finalmente un dialogo positivo tra le istituzioni europee e quelle locali per provare a migliorare la vita di questa comunità. Rimaniamo a Chieti perché il candidato civico di area di centrodestra Bruno Di Iorio questa mattina nella sua sede elettorale di Corso Marrucino ha presentato le quattro liste che lo sostengono e di loro capolista. Di Iorio punta al ballottaggio che, dice, può essere raggiunto se i cittadini daranno fiducia al progetto. Di Iorio, l'occasione di oggi è stata propizia per presentare le liste, i candidati, programmi ed obiettivi. Lei ha tenuto a precisare, a ribadire il fatto che siete molto radicati sul territorio. Bisogna ripartire da persone che vogliono bene a Chieti. Sì, oggi era fondamentale ufficializzare questa coalizione e presentare i miei collaboratori, perché dal di fuori vedere personaggi di ex estrema destra con personaggi da sinistra sembra un minestrone, un couscous che non può piacere obiettivamente a chi ci vede dall'esterno, però noi dobbiamo essere, ci dovete credere. Io sono un personaggio della società civile che fa da 30 anni il medico generale qui a Chieti, mi sono speso perché questi signori si sono svestiti del loro simbolo, hanno rischiato in proprio la loro carriera politica, perché questi sono politici, hanno accettato di fare un passeggero per la città e era giusto che li presentassimo oggi in maniera ufficiale. Per quanto riguarda i programmi, il programma fondamentale è quello di dare una discontinuità col passato. L'orizzonte che si prefigura è un orizzonte di una persona nuova, peraltro non di Chieti, che ha totalmente l'appoggio degli uscenti. Se noi andiamo nel comune che attualmente è ancora in auge, vediamo gli stessi, togliamo la mascherina e riconosciamo gli stessi personaggi, magari che per la campagna elettorale
odierna, si sono messi un'altra casacca, quindi questo è l'obiettivo primario, se no che contestiamo, se il vecchio non ci piace, quelli sono da contestare. Noi ci proponiamo come alternativa, perché con me devono fare un passo indietro tutti e pensare a progetti concreti, immediati e in prospettiva futura per il bene di questa città che oggettivamente è diventata quasi la Cenerentola del nostro Abruzzo. Obiettivo ballottaggio? Guardi, questo è molto difficile perché è la mia prima esperienza, per cui non so, io sono uno sportivo, prima di fare una partita di tennis non so come andrà, ci può stare il vento, il sole, la pallina sulla linea, io sono sportivo, ho sempre vissuto così, noi ci dobbiamo preparare. Noi abbiamo fatto di tutto per dare credibilità a questo progetto, ai nostri concittadini, quindi i concittadini disinteressati credo si avvicineranno e allora il ballottaggio può essere raggiungibile. Cronaca adesso, la Guardia di Finanza di Pescara ha accertato che l'impresa di distribuzione dei volantini individuata per una frode fiscale da 800.000 euro si sia avvalsa per anni di 32 lavoratori in nero retribuiti con un compenso di 3,15 euro all'ora, nonché di 58 lavoratori irregolari per i quali è stata appurata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato continuativo in luogo di quello occasionale certificato nella contabilità aziendale. L'inchiesta, nell'ambito della quale sono state denunciate 3 persone, risale allo scorso luglio. Per coprire le somme corrisposte in nero ai lavoratori, circa 800.000 euro, l'impresa aveva fatto ricorso ad un'ingegnosa quanto fraudolenta architettura consistente nel simulare la concessione in appalto dei servizi di distribuzione a 2 imprese compiacenti, ma che erano mere entità di comodo, le quali fatturavano i corrispettivi inesistenti ma omettevano ovviamente di dichiarare i compensi al fisco e di versare le imposte dovute. Dalle indagini finanziarie è emerso un percorso circolare delle movimentazioni bancarie e a fronte delle fatture false, infatti, la società reale effettuava il pagamento dei corrispettivi sui conti delle cartiere, le quali provvedevano attraverso dei prestanome al pagamento ai lavoratori in nero che di fatto erano dipendenti della prima società. Fin dai primi giorni di luglio ai legali rappresentanti delle società coinvolte era stata applicata la misura cautelare del divieto di esercitare funzioni direttive delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di un anno ed erano stati sequestrati ai responsabili quote di fondi comuni di investimento immobiliari per un valore di circa 310.000 euro. Riaperta questa mattina la strada provinciale 20 Pianella Cartiera che collega la Val Pescara all'area Vestina. L'importante arteria stradale della provincia di Pescara era stata chiusa nel 2017 a causa di frane provocate dalle abbondanti nevicate. Ufficialmente riaperta la strada provinciale numero 20 che collega la Val Pescara all'area Vestina attraverso i comuni di Pianella e Loreto Aprutino, una strada importantissima per la tanta economia che gira tra le due zone della provincia di Pescara appunto, strada che subì dei danni gravissimi nelle nevicate del 2017 che dopo 3 anni torna ad essere usufruibile dai suoi pendolari. Sì, una grande soddisfazione per tutti. Un grande rammarico perché sono passati 3 anni di disagi alla popolazione, all'utenza della strada e in 2 mesi di lavoro abbiamo dato dimostrazione di concretezza, di saper lavorare, di saper organizzare e soprattutto di raggiungere gli obiettivi prefissi. Dal 2019 ad oggi sono stati realizzati circa 14 milioni di asfalti sulle strade provinciali, circa 60 procedimenti di impegni lavorativi, quindi gare, progetti che sono tuttora in essere e che bisogna ancora concretizzare. E questa opera è un'altra opera dove abbiamo risposto, come dicevo prima, con concretezza. La prima risposta l'abbiamo dato sul ponte del fiume Nora sotto a Vallemare, in 2 mesi abbiamo riaperto la strada che era anche lì un problema problema economico di zona. Poi successivamente abbiamo riaperto la rotonda sotto la 81 sotto a Vallemare ed oggi questa strada. Nell'arco
di 8 mesi abbiamo concretizzato ciò che non si è stati capaci in 3 anni di concretizzare. Sì, abbiamo cercato di supplire in questi anni con le nostre arterie comunali, che però erano assolutamente insufficienti, tanto è vero che abbiamo dovuto limitare ovviamente il traffico soltanto alle categorie dei residenti e delle persone che avevano necessità lavorative. La sofferenza c'è stata, i risvolti economici purtroppo ci sono stati anche quelli, adesso dobbiamo guardare avanti e cercare di sfruttare questa opportunità di continuare a percorrere, appunto, di riprendere a percorrere in sicurezza questa fondamentale arteria per riallacciare tutti quei collegamenti che costituiscono poi il volano delle nostre economie. L'amministrazione comunale di San Salvo ha investito oltre 110.000 euro di fondi governativi per adeguare le aule del plesso delle scuole medie alle nuove necessità dettate dal contenimento della pandemia. Ciò che era davvero prioritario per l'amministrazione è rispettare i tempi ed essere comunque pronti per il 14 di settembre, visto che gli interventi maggiori erano proprio messi a carico delle amministrazioni comunali, per cui abbiamo pianificato con i nostri presidi gli interventi da fare, sono stati quasi definitivamente completati tutti e sono interventi che hanno riguardato quasi tutti i plessi. Il plesso che più di tutti è stato investito da questi interventi è stato proprio quello delle scuole medie è stato interessato da interventi di abbattimento delle pareti per creare aule più grandi. Infatti ci troviamo in un'aula che era composta da 2 aule in precedenza. Sì, questo è il classico intervento tipo che abbiamo fatto, per cui quelle che erano originariamente 2 aule, grazie appunto all'abbattimento della parete, alla risistemazione degli impianti, è diventata una sola aula. Questi interventi sono costati 111.000 euro, sono stati finanziati da risorse governative, però qui l'incognita era riuscire ad essere tempestivi. Abbiamo parlato poco fa di tempi stretti, ci siete riusciti, come avete fatto? Devo dire che è stato provvidenziale il fatto di avere il polo scolastico nuovo pronto, disponibile già dal 14 di settembre. Questo ha consentito 2 cose. Intanto ci ha dato la possibilità di ospitare ben 7 aule in quel polo scolastico, che invece avrebbero avuto difficoltà a trovare una allocazione in qualsiasi altra struttura comunale. Nell'esprimere soddisfazione per il ritiro del Napoli a Castel di Sangro, l'assessore regionale Mauro Febbo fa il punto su questa stagione turistica, mentre il presidente di Abruzzo Sviluppo si augura che altre squadre possano fare il ritiro nella nostra regione. L'obiettivo centrato al 100% dai numeri che mi stanno arrivando, dai numeri che mi arrivano dal sistema ricettivo, dal sistema della ristorazione e da tutto ciò che mi arriva e che ci arriva, credo che abbiamo non solo centrato l'obiettivo ma siamo andati ben oltre. A dir poco soddisfatto l'assessore al turismo Mauro Febbo per aver portato il Napoli Calcio in ritiro a Castel di Sangro, un evento questo che dovrebbe ripagare l'investimento fatto con il grande flusso previsto di tifosi partenopei. L'emergenza Covid è stata un duro colpo al turismo regionale, ma quest'anno vi è stato il boom di visitatori nei comuni delle aree interne. Purtroppo la stagione turistica è andata male, perché chiaramente ciò che è stato perso aprile, a maggio e a giugno non è possibile recuperarlo, ma rispetto alle proiezioni che c'erano, rispetto ai dati di altre regioni, l'Abruzzo veramente sta chiudendo con un segno più molto forte e molto importante. Mi preme sottolineare che le località balneari stanno chiudendo al 100%, le località di montagna, dei borghi stanno al 300% di presenze rispetto agli anni passati. Si stanno scoprendo, gli abruzzesi anche stanno scoprendo degli impianti, delle location che magari non conoscevano. Soddisfatto anche il neopresidente di Abruzzo Sviluppo, Stefano Cianciotta, il numero uno della società che promuove la cultura d'impresa e programmi di crescita territoriale, auspica una concorrenza tra comuni per portare altre importanti squadre sportive in Abruzzo.
Tra le iniziative in statuto di Abruzzo Sviluppo c'è proprio la promozione del marketing territoriale, che è uno dei temi probabilmente poco approfonditi negli ultimi anni, che invece la Regione Abruzzo ha inteso sottolineare con questa iniziativa, che a mio giudizio è forse l'iniziativa di marketing territoriale più importante degli ultimi anni in Abruzzo. Intorno al calcio, come ci avevano insegnato persone molto illuminate, penso a Luciano Russi, che 25 anni fa inventò proprio in Abruzzo il primo master in specializzazione manager sportiva, girano ormai dei business e dei servizi incredibili, e questa giornata e tutto quello che ne deriva, perché oltre alle 2 settimane di ritiro ci sarà un anno di attività che vedrà l'Abruzzo protagonista a Napoli attraverso i social network della squadra campana e tutti i media campani, quindi un anno di attività che in qualche modo poi diventeranno non solo promozione ma si trasformeranno in occasioni per venire a scoprire la nostra regione. Il mio augurio è che presto si determini una concorrenza positiva tra le città delle aree interne, perché l'anno prossimo sarebbe molto interessante se l'Abruzzo ospitasse non solo il Napoli ma almeno un'altra squadra di Serie A, cioè creare una concorrenza positiva tra le aree interne che in qualche modo elevano e promuovono il brand dell'Abruzzo. E questo servizio ci introduce alla pagina dello sport. Allora parliamo di Pescara, di Serie B, perché domani arriverà il nome del nuovo allenatore del Delfino. Poche ore dunque e si saprà chi guiderà nella prossima stagione la formazione biancazzurra. Intanto Stefano Pessina smentisce l'interesse per entrare in società. Quella di domani dovrebbe essere la giornata giusta per conoscere il nome del nuovo allenatore del Pescara. Fra Oddo, Di Biagio, Pecchi e Sottili, dirigenti biancazzurri sceglieranno colui che guiderà la squadra nel prossimo campionato. Massimo Oddo resta il favorito, ma tutte le soluzioni sono possibili. Il presidente Daniele Sebastiani e 2 direttori, Giorgio Repetto e Antonio Bocchetti, dopo gli errori commessi nella passata stagione, non vogliono e non possono permettersi passi falsi. Meglio allora prendersi qualche ora in più prima della fumata bianca. Sul fronte societario questa mattina, attraverso una nota stampa, Stefano Pessina ha smentito categoricamente quanto riportato da alcune testate giornalistiche circa un suo presunto interessamento per l'acquisizione di quote di proprietà del Pescara Calcio. Pessina, si spiega nella nota, non ha mai considerato un simile investimento né intende valutarlo in futuro. Sul mercato la società biancazzurra inizierà ad operare ufficialmente il 1° settembre e comunque dopo la firma del nuovo tecnico. Ci sarà in primis da sfoltire un organico che conta oltre 30 giocatori. Intanto il Pescara ha comunicato attraverso i suoi canali ufficiali e tramite il suo responsabile sanitario, il dottor Vincenzo Salini, che Ledian Memusha è stato sottoposto ad un intervento programmato al ginocchio con infiltrazioni di cellule staminali. L'intervento, perfettamente riuscito, è stato eseguito presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Il giocatore nei prossimi giorni sarà dimesso e si prevede il recupero nell'ambito di una decina di giorni. Memushai, 34 anni, centrocampista della nazionale albanese, è stato uno degli artefici della salvezza del Pescara in Serie B dopo i play-out con il Perugia. Scendiamo adesso in Serie D, andiamo a Pineto, esperienza in mediana per un'altra formazione biancazzurra, grazie all'innesto di Lorenzo Paoli. L'ex capitano della Vispesa rassicura che in biancazzurro c'è ambizione e voglia di proporre calcio ad alti livelli. Ringrazio di essere qua e mi sto trovando molto bene, ho trovato un gruppo che si conosceva già da anni, quindi l'inserimento è stato molto facile, infatti ringrazio anche i compagni di questo, è un ambiente positivo dove si può lavorare bene e fare le cose nella maniera giusta. Io avevo giocato qua già 2 volte, di cui una avevamo fatto 0-0, una volta avevamo perso, e dai, una piazza tranquilla dove si può lavorare bene, che ha sempre fatto campionati comunque sia di vertice da quando è in Serie D, quindi al di là dell'ambiente tranquillo comunque c'è anche ambizione, voglia di lavorare bene, di proporre penso calcio a ottimi livelli, ma non credo dai stia a me dire a cosa dobbiamo puntare o a dove dobbiamo, a quello che dobbiamo ambire, però è chiaro che si sta costruendo una squadra importante, quindi c'è la voglia di fare bene e poi di partita in partita ci porremo i nostri obiettivi, però penso che questo Pineto sia destinato a fare un campionato di alta classifica. Ora mi trovo in spogliatoio molto bene, in particolare guarda il massaggiatore, anche Luca Orlando, che dai, cerco di imparare un po' qualche parola abruzzese, mi diverto molto, peggio dai con nessuno, al di là che piano piano ci impariamo a conoscere, a fare ottime cose anche in campo oltre che fuori, però il gruppo è ottimo, è sano e c'è il giusto spirito.
E questo era l'ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 23. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.